I 18 sanitari, tra medici ed infermieri del reparto psichiatrico dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, in servizio durante la degenza del maestro di Castelnuovo Cilento, Francesco Mastro Giovanni, dovranno comparire in aula fra 3 mesi per l'inizio del processo. Ci sarebbero prove schiaccianti ed evidenti, infatti, nel video realizzato dalle telecamere interne del reparto. Una serie di fotogrammi scioccanti che documentano attimo dopo attimo i 4 giorni di ricovero di Mastro Giovanni fino al decesso avvenuto il 4 agosto dello scorso anno. Prove di malasanità raccolte dal sostituto procuratore del Tribunale di Vallo della Lucania, Francesco Rotondo, contro i sanitari del reparto, tanto da fissare il giudizio immediato per il prossimo 28 giugno. 18 imputati e 6 persone offese, costituitesi parte civile in un processo che servirà a far luce sulle cause della morte del maestro Mastro Giovanni. Il video girato dalle telecamere interne del reparto è considerata la prova schiacciante della pubblica accusa e ricostruiscono in maniera dettagliata le ultime ore di vita di Mastro Giovanni che, come sottolinea il GIP negli atti giudiziari, evidenziano una sconcertante sequela di abusi.